Presentiamo in fiera quest'anno le due anime della nostra azienda. Ecosism ristruttura o riqualifica, e quindi la tecnologia del cappotto sismico che abbiamo voluto rappresentare con un campione in scala reale che ci permette di riqualificare sismicamente ed energeticamente gli edifici esistenti, e l'altra anima, cioè Ecosism costruisce, quindi il sistema costruttivo per le nuove costruzioni che abbiamo voluto declinare anch'esso con un campione in scala reale che rappresentasse le varie soluzioni tipologiche. Per il cappotto sismico abbiamo voluto rappresentare una muratura esistente con un cordolo in calcestruzzo armato e un pilastro per far vedere il collegamento strutturale del sistema, i tasselli, i connettori, un'armatura tipo e un pannello tipo dove abbiamo voluto posizionare più spessori e più tipologie di isolanti per far vedere la grande flessibilità che abbiamo nel poter personalizzare la stratigrafia e la conformazione del pannello casseo del cappotto sismico. In fiera abbiamo portato una campionatura in scala reale del nostro sistema costruttivo per gli edifici nuovi. La sismoresistenza è data da una parete in calcestruzzo armato, in questo caso di 20 cm, dove si può notare la funzione della rete della maglia di Ecosism come copriferro e come ci permetta il perfetto alloggiamento delle armature e i suoi copriferri da normativa. Inoltre abbiamo voluto far vedere la possibilità di utilizzare differenti materiali isolanti anche nelle pareti e nei solai e le differenti tipologie di finitura, ad esempio la finitura a secco con lastre in cartongesso all'interno, la nostra finitura sulle tramezze Ecosism intonacate e rasate e la possibilità soprattutto di poter intonacare all'esterno, quindi proteggere il nostro materiale isolante rispetto agli agenti atmosferici, agli urti accidentali, alle forti grandinate, per andare oltre la rasatura di un cappotto e poter armare l'intonaco a protezione del materiale isolante. Inoltre facciamo vedere la facilità nel collocamento degli impianti tecnologici all'interno delle nostre strutture che sfruttano normalmente lo spessore di materiale isolante interno. Inoltre abbiamo rappresentato le due tecnologie di solai, l'ecosolaio, tecnica prefabbricata e prearmata da completare in opera con la rete elettrosadata e il getto, e il modulo solaio che ci permette, come per le pareti Ecosism, di personalizzare le stratigrafie e i materiali isolanti, in questo caso lana di roccia in intradosso per la resistenza al fuoco, e la rete d'acciaio continua che ci permette, come abbiamo intonacato le pareti, di intonacare anche i solai. Da quest'altro lato del campione abbiamo voluto raffigurare e rappresentare una finestra, una forometria, con la tecnologia Ecosism che viene prodotta in stabilimento anche con una lavorazione particolare per l'alloggiamento del serramento e far vedere come la rete d'acciaio lavori come puntello e come rinforzo durante le fasi di getto. Quindi con Ecosism non bisogna più puntellare le finestre, mettere i puntelli, tirantarle, ma è già pronto con la tecnologia. E infine il nostro intonaco a base calce naturale, perché in questo caso invece del polistirene espanso all'interno abbiamo voluto proporre una lana di roccia accoppiata a un isolante di calce. Possiamo vedere anche la tramezza Ecosism, che è un elemento di separazione interna, non c'è più il getto in calcestruzzo ma viene resa robusta e resistente attraverso una finitura a betoncino poi rasata a calce. Quindi facciamo vedere il sistema completo: pareti, solai, tramezzatura interna. Un invito a visitarci alla prossima fiera che sarà al MAD Expo a Milano a marzo. Un grazie a Ingegno.